il centrocampo più forte del campionato di Serie B, quello del Pescara, così dicono gli addetti ai lavori. L'interessato diretto Eddy Al-Memouchai cosa dice? Ma penso non dobbiamo stare a vedere queste cose qua del centrocampo, difesa o attacco. Penso è importante guardare tutta la squadra. In questo momento stiamo facendo un buon campionato, però bisogna continuare per fare un grandissimo campionato, non per fare solo 8 partite fatte bene. Tu sei uno dei giocatori più esperti di questo Pescara, vogliamo un attimo spiegare qual è il segreto di questa squadra, almeno fino ad oggi, e qual è stato il segreto per ottenere risultati così positivi? Ma non penso non ci siano segreti, c'è il fatto di lavorare. Forse questa squadra secondo me era stata un po' sottovalutata col fatto del campionato, dello scorso campionato, quindi è partita un po' secondo me sottovalutata. Ritengo che sia una buona squadra fatta di gente esperta ma di giovani importanti, quindi penso sia un giusto mix, non ci stanno segreti. E Pillon dice di non guardare la classifica, voi non pensate alla classifica, non pensate al primo posto, ma qual è l'obiettivo del Pescara in questa stagione? L'obiettivo è la partita di sabato col Cittadella, è giusto che guardiamo partita dopo partita e ci giochiamo, poi dopo la classifica si guarderà più in là, ma ora non serve, bisogna stare tranquilli, sereni, godercela e lavorare ancora più duramente. Partita col Cittadella difficile, perché quella veneta è una formazione difficile da affrontare che ha creato spesso problemi al Pescara anche negli anni passati. Secondo te come si può battere il Cittadella? Penso sia la squadra più fastidiosa, la più fastidiosa da affrontare in Serie B, lo dimostrano i campionati che fa ogni anno, fa dei campionati importanti. Giochiamo in casa, sicuramente ci sarà anche l'entusiasmo e dobbiamo sfruttare questo entusiasmo che c'è ora e cercare di fare una partita importante sabato. Edian, parliamo un attimo anche per concludere dell'allenatore di questa squadra, Giuseppe Pillon, che si agita tanto in panchina ma che riesce a motivare la squadra tantissimo durante la settimana. Sì, no, il mister l'ho già avuto a Carpi, quindi lo conosco bene. È una bravissima persona, come ho detto altre volte, è un motivatore, quindi è anche bello vederlo quando magari si incazza con noi o si agita.